Presidente, un San Martino che si è riunito, è ritornato ad essere quella città unita anche nello sport. Sì. La cosa bella è che quest'anno siamo tutti quasi di San Martino e ho riunito un grazie al mister vice sindaco che è mio allenatore, il direttore sportivo qua che abbiamo fatto una bella squadra, una bella cosa, ci siamo riuniti e spero per tanti anni andremo avanti così. Costruire una squadra soprattutto a livello locale con tutte le difficoltà che ci sono, perché ovviamente ci scontriamo in primis con la questione economica, perché non riconoscere nemmeno qualche piccolo rimborso ai ragazzi diventa veramente difficoltoso poi portarli sul campo. Però devo dire la verità, siamo stati abbastanza testardi e quest'anno non abbiamo voluto che il calcio a San Martino finisse. Come dicevi bene tu, sono stati due anni difficili, penso un poco per tutte le società, però noi, ti ripeto, abbiamo voluto continuare questa anche se in prima categoria e ci siamo affidati soprattutto al grande lavoro che comunque ha fatto il presidente Pisaniello, perché comunque portare avanti il discorso calcio nelle nostre comunità è difficile. E poi abbiamo messo al primo posto i ragazzi di San Martino, quindi far ritornare tutti i ragazzi che giocavano nelle varie squadre nei comuni limitrofi e per costruire secondo me una buona squadra che ci toglieremo tante difficoltà. L'abbiamo affidata a mister Loiaco, che tutti quanti conosciamo, persona seria, professionale, quindi io penso che ci sono tutti i presupposti per fare un bel campionato. Partire dalla prima per vincere o per far crescere i giovani? Allora, innanzitutto puntiamo a valorizzare quelli che sono i calciatori di San Martino. Ne abbiamo tantissimi su una rosa di 24, oggi 17 sono del nostro paese. Quindi il primo obiettivo sarà quello di valorizzare il nostro prodotto e i nostri calciatori. Gli obiettivi, come ho detto ai ragazzi, noi vivremo alla giornata, sembra una frase fatta, ma non lo è. Punteremo innanzitutto a vincere tutte le gare, perché anche in partitella con i ragazzi sto inculcando la mentalità di non perderle mai. Quindi noi vivremo alla giornata, poi man mano che il campionato scorrerà ci renderemo conto dove siamo e cosa vogliamo fare da grande, al che poi decideremo tutti insieme. Col sindaco Pisano, che ha avuto il merito di rimettere insieme quello che si stava perdendo nel tempo, vale a dire riunire il San Martino Valle Caudina a calcio per far sì che ci fosse un'unica squadra e con un unico obiettivo. Sì, voglio ringraziare le persone che questa sera stanno a fianco a me e che credono in questa nuova avventura che immaginiamo di realizzare quest'anno. Ringrazio Antonio, ringrazio Ivan e ringrazio mister Loiaco che credono in questo progetto affinché i giovani di San Martino vengano impegnati in questa importante esperienza e affinché chiaramente i colori della nostra comunità, i colori biancorossi, possono trionfare di nuovo sui campi di calcio della Regione Campania.